siamo tutti zitti, riusciamo a sentire. Siamo un po' di bambino. Passiamo la voce e loro si ascoltano. Allora, volevamo noi docenti ringraziare innanzitutto la nostra dirigente che ci dà la possibilità di fare questi progetti e ringraziare in particolar modo il sindaco che ci ha allestito l'orto, la serra e con i bambini siamo riusciti a portare avanti questo progetto. Come dicevo prima, è stato un progetto proprio iniziato dalla base. I bambini hanno seminato i semi di zucca, nella serra piano piano sono cresciuti e dai vasi li abbiamo poi passati nel terreno. E sono nate poi le zucche e abbiamo fatto così. Abbiamo deciso di festeggiare con i nonni perché i nonni sono i fondamenti della radice della nostra famiglia. Allora la festeggiata di domenica la dobbiamo rimandare. Vi ringrazio e la parola al sindaco. Buongiorno a tutti, è una bella giornata oggi, una bella giornata di sole, soprattutto è una giornata illuminata dall'entusiasmo dei nostri bambini. Stiamo lavorando bene con il comprensivo Sorrento e stiamo portando avanti una serie di progetti. Come diceva la maestra Luisa in precedenza, l'orto didattico è stata un'iniziativa che abbiamo cominciato lo scorso anno, sto andando avanti, la porteremo avanti sempre con maggiore convinzione perché riporta i nostri bambini a quelle che sono le origini del nostro territorio e oggi in particolare riporta i bambini anche alle origini familiari, quindi con i nonni. Un filo conduttore che lega l'orto, le tradizioni contadine della penisola sorrentina e le tradizioni familiari di cui i nonni sono i primi a raccontarci. Quindi un ringraziamento innanzitutto ai nonni e ai genitori presenti, ai bambini, alla preside Daniela Denaro che sta portando avanti con entusiasmo e convinzione insieme a noi tutta una serie di iniziative, ma stiamo facendo anche di più. I lavori procedono per l'edificazione, il recupero del sottotetto, quindi l'edificazione di un piano ulteriore che darà nuovi spazi per gli uffici e per i laboratori creativi dei bambini, con l'ascensore che collegherà tutti i piani dell'istituto con il nuovo piano situato al sottotetto. Inoltre presto rimetteremo in sesto il parco giochi con l'acquisto dei nuovi giochi che è in itinere, quindi sarà un autunno, un inverno ancora ricco di novità, ci auguriamo sempre positive, ci auguriamo sempre di poter contare su questo entusiasmo e su questa collaborazione da parte vostra. Grazie.